C'è un posto di rilievo in Sicilia che nessuno vuol più occupare, è quello di responsabile dell'ufficio che persegue i grandi evasori. L'ultimo dirigente seduto su quella scomoda poltrona si è suicidato sul posto di lavoro un anno e mezzo fa, dopo aver scritto in un messaggio al suo superiore di aver scoperto cose molto gravi. Da quel momento nessuno ha più voluto prendere il suo posto. Lo racconta oggi alla Commissione Antimafia lo stesso amministratore unico della Società di Riscossione Siciliana, Antonio Fiumefreddo, e il quadro che dipinge aiuta a comprendere perché quella sedia sia destinata a rimanere vuota ancora a lungo. Gli esattori siciliani negli ultimi 10 anni non hanno riscosso 52 miliardi di euro di tasse. Ogni anno dei 5 miliardi e 700 milioni che dovrebbero mettere in cassa riescono a riscuotere solo 480 milioni, appena l'8% del dovuto. 30 miliardi di quei 52 sono ormai inesigibili perché è prescritta l'azione di riscossione. Nella lista dei grandi evasori siciliani ci sono società private nei settori più svariati, dall'ortofrutta alle onoranze funebri, dalle carni agli appalti, enti pubblici e comuni, con Catania in testa che deve al fisco 19 milioni di euro. E poi c'è la Libera Repubblica del Petrolio Siciliano, le piattaforme petrolifere al largo delle coste siciliane che, a sentire Fiumefreddo, non hanno mai versato un centesimo di tasse perché nessuno è mai andato a chiedere. Così almeno si sarebbero giustificate le multinazionali del greggio che però hanno poi negato agli esattori l'accesso alle piattaforme, rifiutandosi di fornire anche qualsiasi informazione utile a censire i siti di estrazione attivi nel canale di Sicilia. Una situazione paradossale, un tassello di un puzzle fatto di inefficienze e collusioni, di resistenze fortissime e di sostanziale impunità. L'anarchia fiscale in Sicilia comincia già dalla notifica. Nella sua denuncia di oggi in Antimafia il capo degli esattori siciliani racconta: gli ufficiali giudiziari subiscono la presenza di forze criminali sul territorio. Così Fiumefreddo spiega che ci sono città come Barcellona, Pozzo di Gotto o Gela dove non sono corretti neppure gli indirizzi ed è quasi impossibile rintracciare gli evasori per consegnargli un'ingiunzione di pagamento o un decreto. Poi, quando si riesce a superare il primo ostacolo, accade anche di imbattersi in presidi mafiosi in cui, parole di Fiumefreddo, non si entra né si notifica.